Così, no? Quindi togliersi Berghezio in questo momento sarebbe un autogol. Secondo me, poi non lo so, non può darsi, non capisco niente. Vabbè, assolutamente Beh, cioè, fondamentale giusto, no? Berghezio. Sono poco preparato gli aspetti Astrali, astrali. devo dire, però mi sento di condividere il pensiero, nel senso che Gonzalo è un grande giocatore, un grandissimo ragazzo, è uno di quei giocatori che canta e porta la croce, come si suol dire, nel senso che è un attaccante che lavora tantissimo per la squadra, che è in grado di far giocare la squadra perché rappresenta il punto di riferimento avanzato, che fa salire i compagni, che si danno all'anima, che si batte, che corre e lotta su ogni pallone. Ecco, il classico giocatore che piace anche alla gente proprio per questa sua grandissima generosità. Quindi io egoisticamente mi auguro che Berghessio termini la sua carriera a Catania e possa proseguire la sua storia calcistica con noi. Tra l'altro, Daniele, i gol di Berghessio, il peso dei gol di Gonzalo Berghessio si sente in maniera importante ogni qualvolta segna, perché non è mai banale, perché ha segnato anche delle doppiette importanti in questa stagione. Si è portato anche, si è fatto carico di tutto il parco offensivo praticamente per tutto il campionato, ha accompagnato tutto il campionato ovviamente da prima punta, accompagnato anche dai giocatori che gli stanno alle costole come Gomez, Barrientos, Castro. Si parla di una nuova possibilità di vedere il 4-3-3 questa domenica. È ormai uno dei due moduli che sono entrati di fatto, grazie a Maran, nel DNA di questa squadra. Sì, giustamente tu lo sottolineava prima il direttore Gasperini, Berghessio va apprezzato non tanto e non solo per l'apporto numerico di gol che fornisce alla squadra, che non sono tantissime, che credo che siano 8 in questa stagione e comunque il capocannoniere della squadra, ma per È il suo quella. record, tra Sì, l'altro. e gli hanno tolto due gol regolarissimi con la Juventus e col Parma che l'avrebbero portato già in doppia cifra. Esattamente. E fra l'altro mi pare che pesa anche due pali clamorosi, Sì, se non ricordo male, corretto. in due partite consecutive. Per appunto la sua capacità di tenere costantemente sotto pressione la difesa avversaria, quindi magari non segna lui, ma crea, come dire, lo stress tattico, lo stress emotivo al difensore, ai difensori centrali, per creare spazi agli altri. E giocatori catanei che riescono a segnare, vuol dire anche abbastanza variegato, perché questa è una dimostrazione di compattezza della squadra, perché tutti riescono ad andare a segno, Marchese due gol, le grottaglie, Gomez, insomma, tutti riescono a segnare in questo catanei. Perché questo sicuramente è un valore aggiunto, devo dire che è un giocatore, prima parlavamo del Catania delle squadre di calcio degli anni passati, ma perché questo è un giocatore che fortemente è voluto venire a Catania, ci ricordiamo tutte le vicende. Col Sant'Etienne, anni fa, tanti anni fa, Catania era vista quasi come una sede disperata per un calciatore, c'era un fuggi-fuggi, comunque si veniva accompagnati a viva forza, invece Berghessio è la dimostrazione come si è cambiato il clima e l'attenzione verso questa società, perché è un giocatore che ha voluto Catania probabilmente dal primo momento e comunque poi ha sposato totalmente la causa rossa-azzurra. Mi chiedo se questa prospettiva futura di concludere la carriera a Catania vuol dire che, come dire, già pensa di appendere le scarpe al chiodo? Speriamo di no. No, ma è un augurio che dicevo, faccio egoisticamente, nel senso che è un ragazzo che rappresenta per valori umani e per componenti tecnico-agonistiche il prototipo del giocatore giusto da Catania, ecco, in questo senso il riferimento su Gonzalo. No, ma Sì. poi giusto Salvo. adesso che c'è il Papa che è argentino e sono amici, cioè per Sì. vincere certe partite ci vuole l'aiuto di Dio, perciò cioè, voglio dire, non possiamo Questo essere raccomandati. No, tra l'altro poi il Papa è anche un tifoso accertato di Sì. Berghessio, Gomez e Barrientos, perché comunque Addirittura giocano giocavi nella squadra di San Lorenzo. calcio per cui tifa il Assolutamente Papa, sì. Bergoglio. E si sta anche pensando di organizzare un triangolare a Roma in estate con il San Lorenzo protagonista, qualcuno Tanto dice San Lorenzo che quando. colore rossazzurri, se non sbaglio. Assolutamente Quindi, sì. diciamo, al Diciamo Papa potremmo che sì. E anche, il come dire. Abbiamo una corsia preferenziale per i piani alti e ci togliamo a Berghezio adesso, dai, vabbè, oh, non scherziamo. Magari si può anche pensare ad una partecipazione del Catania a questo triangolare, chi lo sa, direttore, gliela buttiamo lì così in questo modo. Parlando invece di Catania-Palermo, pare che si sia fermato Alvarez, No, si è che fermato ecco, si è fermato, purtroppo quindi sicuramente. non sarà del derby. No. E invece poi tutti si chiedevano, chiedevano notizie su Isco, su Gomez, perché comunque si preoccupavano delle loro condizioni. Ci sono domenica nel derby. Sì, a meno che non succedano
situazioni oggi non previste nei prossimi giorni dovrebbero essere assolutamente. Perché oggi non c'era Izzo con l'allenamento? No, era all'allenamento, ha fatto un lavoro differenziato, così come il Gomez, così come Bergessio, eccetera. Sì. Quindi hanno cercato di centellinare e programmare il lavoro nel modo migliore proprio in vista di domenica, e quindi purtroppo non c'è Pablo Alvarez per un problema muscolare che lo toglie dalla lista dei disponibili. Mi dispiace perché lui, con questo suo grande spirito guerriero, era sicuramente una componente importante. Tra l'altro un ragazzo come Andújar, sul quale c'erano perplessità iniziali, sì, e che nel corso degli ultimi anni era stato dato in prestito ad altre società, e invece sono arrivati a Catania, si sono messi a lavorare, si sono guadagnati non tanto e non solo il posto continuativo in prima squadra, ma anche la stima e la considerazione dei tifosi, e quindi è stato sicuramente importante per loro e anche per la nostra società, che ha recuperato due risorse tecniche importanti. A proposito di condizioni di salute, ti devo chiedere se posso fare una domanda a lui in qualità di giornalista, che così gliela fa, perché io già l'ho provocato abbastanza stasera. Io, a proposito di condizioni di salute, ti devi chiedere come sta Biagianti. Tu sai che cosa gli voglio dire io. Direttore, abbiamo visto Biagianti un po' così, ci può dare tranquillità sulle sue condizioni? No, Biagianti sta benissimo, è a disposizione, ha giocato con continuità nelle ultime partite, e in riferimento, a proposito di questa sua sottolineatura, che immagino che cosa voleva riferirsi, ogni tanto sui pesci d'aprile, soprattutto se fatti di cattivo gusto, ci cadono non tanto e non solo magari quelli che frequentano la rete, ma anche qualche personaggio molto bravo e televisivo, che probabilmente chi gli ha preparato alcune considerazioni non si era accorto che era stata una cosa fatta il primo di aprile, quindi è caduto un po' in questa pesciata. È stato un pesce vivo con affetto ritardato, ma quindi, poi è uscito distanza di 10 giorni. Ma si ravvederà, perché l'augurio che ha avuto il calcio, certo, Natale. Quindi non è vero che Biagianti è stato preso a Bibbiati. È stato un pesce di aprile. Ma lo stesso che l'ha scritta, poi si è meravigliato che venisse presa così in considerazione, ha detto: ma no, avete visto che l'ho scritto il primo d'aprile? Sì, Daniele, è già formazione scritta, il direttore magari si fa finta di tapparsi le orecchie, 4-3-3 con Andújar tra i pali, Bellucci a destra, Le Grattaglie, Spolli, Marchese, Almirón, Izco e Francesco Lodi, Barrientos, Gomez, Bergessio. Sembrerebbe di sì, dalla partitella di oggi, anche se mancavano appunto alcuni giocatori che hanno fatto un allenamento differenziato, sembrerebbe di sì, insomma le prove generali sono state queste, le indicazioni credo che siano queste, appunto forse come dire, rilevante appunto l'assenza di Alvarez, ma Bellucci sulla corsia esterna ha già giocato in altre circostanze, penso che anche l'esperienza di Le Grottaglie, che rientra credo dopo tre partite, che ha visto dalla panchina, possa essere utile proprio come contributo di esperienza, oltre che sul piano tecnico e tattico, possa essere importante. Gli altri nomi sono sicuramente questi. Fra l'altro, assolutamente confortante la disinvoltura con la quale abbiamo visto oggi giocare Almirón, che ha superato, sì, i problemi fisici che l'hanno un po' limitato in quest'ultimo periodo, ha fatto anche un bel gol, si è mosso con estrema disinvoltura. Credo che appunto anche l'apporto di Almirón possa essere importante sul piano tattico, ma anche sul piano proprio caratteriale. Chiudiamo su questa partnership tra Etna Comics e Calcio Catania, che avete accolto con grande simpatia, direttore. Sì, un apprezzamento al comitato organizzatore, ai dirigenti, al direttore Mannino, con il quale abbiamo sancito questa partnership in linea con quella che è l'attenzione rispetto al territorio, alle iniziative che ci vengono proposte, e quindi è una cosa piacevole di cultura, di attenzione da parte della nostra società nei confronti di Etna Comics, ma da parte anche di Etna Comics nei confronti del nostro sodalizio, quindi una cosa a cui abbiamo aderito piacevolmente,
il Catania, ecco, sarà presente in quel gioco. Sarà presente in campo e sarà presente anche sul piano del fumetto, vedremo di premiare quello più simpatico, quello più tecnicamente più in linea rispetto a quelli che sono i nostri colori, la nostra storia, il nostro momento che stiamo vivendo. Quindi maglia ufficiale consegnata dal presidente Boldrenti e dall'amministratore delegato Sergio Gasparini in quell'occasione dal 7 al 9 giugno per Etna Comics in questo concorso a tema, e chiaramente noi parliamo e parleremo sempre di calcio Catania la prossima settimana, sempre dalle 20.30 alle 22 con Forza Catania. Forza Catania sempre, non soltanto per il derby. Assolutamente. Grazie e buon lavoro. Grazie di cuore, un saluto a Tinta Rosso Azzurro e a tutti voi. Grazie e buon lavoro anche a Daniele Aeroporto. Grazie a te Antonio, buon derby a tutti e buona serata ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo anche per domenica a te Sandro Vergato. Domenica 21 alle 18.15 al Piscator, non per farmi pubblicità, grazie. Diego, ci rivediamo naturalmente alla prossima.